Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ufficialmente entrati nel mese di giugno, quindi come di consueto video sulle novità editoriali. Andiamo a vedere insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo si intitola Se fosse tuo figlio di Nicolò Govoni. Io questo libro ho voluto inserirlo per un motivo ben specifico. Vi racconto brevemente la trama e poi vi spiego perché l'ho inserito. Parla di Nicolò, che è anche l'autore del libro, che è un volontario che si occupa di bambini profughi che sono sfuggiti alla guerra. Lui ha un progetto particolare, vuole costruire una scuola per questi bambini profughi. Si imbatterà, in un bambino particolare con il quale instaurerà un rapporto speciale, diciamo così, e questo bambino, grazie a Nicolò, riuscirà a curare un pochino le sue ferite profonde, che sono quelle comunque di un bambino che è sfuggito alla guerra. Riuscirà a riprendersi un pochino e soprattutto capirà che cosa significa avere una casa, avere una famiglia, avere una speranza. Io, come vi dicevo, l'ho inserito per un motivo specifico, perché il ricavato di questo libro servirà a realizzare questo progetto di costruzione della scuola per i bambini profughi in Turchia. Quindi mi sembrava un'iniziativa importante, un'iniziativa comunque anche carina da sostenere. E quindi sappiate che se per caso deciderete di acquistare questo libro, aiuterete nella realizzazione di questo progetto. Come vi dicevo, mi sembrava una cosa importante, quindi l'ho voluto inserire proprio per farvi sapere che c'è questa possibilità. Ovviamente, se voi volete comprare i libri che vi sto citando su Amazon, trovate tutti i link giù in info box. Il secondo libro si intitola Il giocalibro della famiglia GBR e contiene una serie di consigli, di suggerimenti e di idee per giochi e passatempi pensati per bambini che abbiano un'età compresa tra 6 e 8 anni. Io l'ho voluto inserire questo perché ho pensato che magari ci sono tanti genitori o comunque tante persone che hanno dei bambini in famiglia e soprattutto adesso che la scuola sta per finire, magari possono trovare qualche idea utile per passare il tempo e per giocare insieme ai loro figli, ai loro bambini, ai loro nipoti, insomma, quindi mi sembrava, che potesse essere un libro carino da avere in casa, soprattutto per chi ha ovviamente dei bambini che abbiano quell'età. Vi segnalo anche che GBR, che sono gli autori del libro, hanno un canale YouTube che si chiama proprio GBR, ve lo lascio magari giù in info box. E nei loro video propongono appunto dei giochi, mostrano delle idee di passatempi, insomma, è più o meno un canale strutturato in quel modo. Devo essere onesta. A me questi contenuti interessano molto meno perché io non ho figli, quindi non è che siano cose che io vado a vedere perché poi mi servono a poco, però ho voluto comunque inserire il libro nel mio video perché ho pensato che ci sono tante persone che mi seguono che invece hanno dei figli e magari insomma potevano essere interessati, quindi io vi faccio conoscere questo libro. Il terzo libro si intitola Scintille, storie e incontri che decidono i nostri destini, di Federico Pace. Questo è un libro che mi ha incuriosito tantissimo. Federico Pace è un giornalista e prende in esame le relazioni umane, sia quelle di lunga durata, sia quelle di breve durata, ma anche quelle che durano soltanto un giorno per pochi istanti. Perché lui praticamente attraverso l'analisi di queste relazioni vuole capire come alcuni incontri riescano a modificare il destino delle persone, quindi parlerà di sentimenti, parlerà di rapporti umani. È un libro abbastanza psicologico forse, però mi ha incuriosito molto perché volevo un po' capire come lui prende in esame questi rapporti, come li analizza e come arriva a determinate conclusioni. Il prossimo libro si intitola Ti avrei dato tutto di Nicolas Paolizzi. Questo è un libro pensato soprattutto per ragazzi molto giovani perché parla della storia d'amore di due ragazzi adolescenti, 15 e 17 anni, che sono divisi da 300 km di distanza. Si incontrano per caso su una spiaggia, poi si scambiano l'amicizia su Facebook, cominciano a parlare, si innamorano, però c'è questa distanza che comunque rappresenta un grande problema. Ovviamente è una storia d'amore in cui non mancheranno paure, incomprensioni, delusioni, insomma, è proprio una storia d'amore tipica.
classica, diciamo così, però tra adolescenti. Io l'ho voluto inserire perché secondo me anche i libri pensati per un pubblico così giovane, letti da adulti, comunque possono essere interessanti. A me interessano sempre, ogni tanto questi libri, perché comunque voglio un po' vedere come viene raccontata una storia di questo tipo, voglio anche un po' capire, quali sono i sentimenti che vengono evidenziati di più e quali sono le cose che rimangono un po' più sommerse. Insomma, è una mia curiosità, quindi io ogni tanto anche questi libretti un pochino più semplici, un pochino più leggeri, che sono pensati per adolescenti, devo ammettere che ogni tanto mi fa piacere leggerli. E l'ultimo libro si intitola Il respiro del sangue di Luca D'Andrea. Questo è un thriller, proprio un classico thriller per gli amanti dei thriller come la sottoscritta. È la storia di un ex giornalista che ha avuto in realtà una carriera breve, poi si è messo a fare lo scrittore, ma che conduce una vita abbastanza isolata e basata sulla routine. E lui sta benissimo così, solo che un giorno una ragazza arriva a sconvolgere questa sua routine, questa sua amatissima vita solitaria, perché gli fa vedere una foto in cui c'è lui da giovane vicino ad un cadavere e il cadavere è la madre di questa ragazza, quindi praticamente questa cosa lo costringerà a ritornare sulle tracce del suo passato e a riprendere in mano questa indagine che aveva seguito per poco tempo e che comunque poi aveva abbandonato. E vedremo qui quali saranno i misteri, che cosa emergerà. Comunque è un classico thriller. Questi sono i libri che io ho selezionato per il mese di giugno. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di leggere qualcosa di particolare a giugno, anche se io non l'ho citato nel video, che sono sempre curiosa di sapere quali sono le vostre letture. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.